Viva l'Italia! Italia libera! Sì, l'italiano mi piace tantissimo perché è una lingua di cultura, di arte, di turismo. È molto elegante e anche molto romantico. Sempre più russi si innamorano della lingua italiana e cresce il numero degli studenti, oltre 12.000 con un aumento del 33% solo nell'ultimo anno. Merito anche del programma PRIA, finanziato dal 2005 dal nostro Ministero degli Esteri, un progetto di diffusione dell'insegnamento della lingua italiana in Russia a cui aderiscono più di 150 scuole, università, accademie, conservatori, biblioteche e centri linguistici. Quando si parla della diffusione della lingua italiana come di uno strumento straordinario di soft power del nostro paese nel mondo, sbaglia chi pensa soltanto a Dante Alighieri oppure al Rinascimento. Dante ovviamente non può mancare, addirittura con la Divina Commedia a fumetti. L'altro è l'obiettivo principale dei nostri uffici, del consolato e dell'ambasciata, è quello di far sì che la lingua sia una lingua viva, la lingua italiana studiata in Russia sia viva e non soltanto la lingua della bellezza, sicuramente lo è, ma una lingua che può dare anche opportunità professionali e opportunità per il futuro, per i ragazzi. Come l'alba, si fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno di quando, si fantastica quando sei assorta, i tuoi problemi, i tuoi pensieri, e questa svogliatamente non menti ma niente che possa attirare attenzione, un particolare per farti guardare.